Ciao a tutti e benvenuti nel canale ufficiale di YouTube di Welcome to Monsterhai. Oggi andremo ad analizzare Venus, diciamo la versione Ghoul Sport Reboot, tra virgolette. Allora, partiamo dal viso. Il viso di questa Venus, come possiamo vedere, è completamente struccata. Ha un leggero ombretto grigio, da come si può vedere la sfumatura grigia. Porta ovviamente il rimmel alle ciglia molto forte, molto marcato. Il rossetto è praticamente rosa, rosa chiaro, però comunque rimane sempre un rosa acceso. E le sopracciglia sono castano scuro. Il vestito di questa Venus è fantastico. Allora, praticamente porta una specie di tuta, ovviamente corta, da come potete vedere, rosa con i puntini neri. E sopra è come se avesse una maglietta che sarà tipo strappata. Con il logo Monsterhai sopra è fatta a rete, le cuciture sono celesti. Le scarpe diciamo che in qualche modo sono il pezzo forte di questa Venus. Allora, come vedete, porta gli scaldamuscoli rosa. Sono scarpe aperte, ovviamente, e somigliano in realtà molto alle scarpe di Claudine Goldsport delle Old. Adesso vi faccio vedere il tacco. Come vedete, ha il tacco praticamente identico proprio a quello di Claudine Goldsport. Vediamo i capelli. Allora, i capelli di questa Venus sono meravigliosi. Ovviamente sono sempre i suoi colori principali che sono verdi e rosa, come potete vedere. Ha sempre la sua rasatura rosa. E invece in questa versione ha una meravigliosa treccia. I capelli in questo caso sono più corti rispetto alle Venus a cui siamo abituati, però comunque sono capelli meravigliosi, veramente stupendi. Invece adesso andiamo ad analizzare gli oggetti di questa Venus. Allora, come potete vedere, un bicchiere rosa dove sicuramente berrà una bibita o forse addirittura il caffè mummia. Ha dei bracciali neri e degli orecchini rosa. Adesso facciamo il paragone, paragoniamo questa Venus Reboot ad una Venus Old. Io qui con me vicino ho la I Love Fashion, oppure come la volete chiamare, I Heart Fashion. Questa qui. Come potete vedere sono comunque molto simili, quindi in realtà la Venus Reboot non è cambiata chissà quanto, anche se è più scavata in faccia, quindi si vede che è più magra, nonostante il corpo in realtà però sia più grande, quindi meno esile. Invece la I Love Fashion ha un viso un po' più, diciamo, marcato, quindi un po' più grande. E il trucco, ovviamente, da come potete vedere, è completamente differente. Il trucco è molto forte, quella della Love Fashion, confronto a quella della Venus Sport del Reboot. Anche l'abito è differente, ovviamente quella è una Venus sportiva, invece questa è una Venus, la Love Fashion più proprio stile Venus, no? Egocentrica, molto dark. Questa è stata la recensione di Venus, diciamo, Ghoul Sport Reboot, se vogliamo così chiamarla. E iscrivetevi al mio canale per i nuovi video. Sicuramente usciranno altri video di nuove Monsterhai, sia Old che Reboot. Quindi spero che possiate continuare a seguirci. E un saluto a tutti. The Adventures of the Ghoul Squad. Ghoul Squad.